prima di dare la parola a Giulio e poi a professor Troli, dire due cose soltanto. Tra le novità organizzative, ho già detto, c'è un gemellaggio di cui siamo molto fieri, qui c'è anche il direttore del Festival di Purigno, segnala, come dire, una proiezione nazionale di futura, un collegamento, una complementarietà di indagini, di studio, di dibattito. Ecco, l'osservazione che vorrei fare, che riguarda, come dire, il proliferare dei festival, degli appuntamenti di discussione sui grandi temi che sul piano nazionale si stanno affermando. Ecco, mi pare che futura cerchi di sfuggire a un'organizzazione che pensa a una compagnia di giro qualificata, molto conosciuta magari attraverso i mezzi televisivi, e che poi casualmente si deposita in questo luogo, in quella regione, per evitare appunto questa non, per carità, mai disprezzabile, perché sono sempre occasioni di incontro, di dibattito con grandi personalità. Mi pare che si stia avviando un lavoro che prepara il pubblico alla discussione consapevole, e questo lo si fa attraverso un rapporto con le scuole, con le direzioni didattiche, con le università, per cui in questo sfavillio di nomi importanti, quelli di quest'anno sono particolarmente importanti, Bauman, De Vercove, per citarne soltanto qualcuno, trovo un pubblico non soltanto incantato dall'evento, ma trovo anche un pubblico che conosce le tematiche o ne conosce in via approssimata i fondamenti, e quindi con l'elemento polare del personaggio noto, del personaggio famoso, ma mediaticamente c'è anche la possibilità di una discussione più partecipata e più consapevole. Quindi attorno a questi 10 giorni c'è un prima e c'è anche un dopo. C'è un prima che appunto vale alla preparazione della discussione, e c'è un dopo che riprogramma senza soluzione di continuità la vita culturale cittadina con questa proiezione nazionale, con un rapporto stretto. Il programma di Foligno, che qui stamattina potete vedere, è straordinariamente impegnativo, ci sono collegamenti logici e funzionali, anche appunto capaci di studiare il complemento necessario e anche le economie organizzative, per intenderci. Va in quella direzione, per cui i confini amministrativi non ci imprigionano e non sono, come dire, dei limiti insuperabili, ma quando si parla di dibattito alle radici del presente, alla ricerca del futuro, non ci possono ingabbiare confini amministrativi comunali, provinciali oppure regionali. Quindi sono molto felice di dare il benvenuto ai lavori, come dire, le macchine si sono già scaldate, non siamo nella imminenza immediata, ma insomma siamo a poco più di un mese di lavoro preparatorio. Mi pare che ci siano tutte le premesse per un'edizione di grande successo. Ringrazio l'assessore Marcolini per l'ospitalità, la possibilità che ci dà di presentare questa seconda edizione del Futura Festival delle Regioni. Quest'anno l'edizione è un'edizione più strutturata rispetto all'anno scorso. Abbiamo avuto poche settimane di tempo per organizzare un festival che voleva essere un momento importante per nutrire la mente, per interrogarci sul futuro, per avere un format che non fosse una riproposizione ma qualche cosa di originale, di nuovo. E quest'anno il programma che verrà illustrato dal direttore artistico Gino Troli è un programma corposo che però non nasce da una programmazione così fatta a tavolino, ma che, a differenza del primo appuntamento, ha coinvolto molto
la città, le istituzioni culturali della città, le scuole, per cui diventa questo appuntamento un laboratorio che va avanti per tutto l'anno, un laboratorio non solo per la città, noi vogliamo estenderlo anche al territorio, alla provincia, alla regione, un laboratorio che deve far crescere culturalmente la popolazione, questo è un po' l'obiettivo che ci diamo. Per cui un nutrire la mente, un riflettere, un ragionare, un chiamare a ragionare insieme a noi su temi che sono fondamentali per il momento che stiamo vivendo. Il festival si inserisce in un calendario ricco di festival, Vive Festival, che tratta sui temi della inclusione, dell'ambiente, che ci sarà a fine, ai primi di luglio, e poi il Festival della Danza, che compie il 21° anno quest'anno e che è uno degli appuntamenti nazionali più importanti appunto per la danza. Futura Festival è un po' il festival che abbiamo concepito, che quest'anno è cresciuto, che deve ancora più crescere, dove le istituzioni, io ringrazio la Regione per questo, contribuiscono anche alla riuscita del festival stesso, ma in una formula anche importante in periodi come questi, dove aziende ed eventi collaborano per la riuscita anche finanziaria del festival, che ha un budget rispetto ad altri festival e rispetto anche al passato per quello che abbiamo offerto, che guarda insomma alla spesa con molto rigore, e possiamo dire che stiamo sulla metà rispetto a quello che si spendeva negli anni 2009, 2010, 2011. Pertanto è anche importante questo, il rigore finanziario, la partecipazione degli enti e dei privati e l'alta qualità della proposta che offriamo, a un livello, come vedete quest'anno, di partecipazione anche europea e internazionale. Bene, quest'anno poi è l'anno del gemellaggio con Foligno, i motivi sono motivi culturali, di vicinanza, di esplorare alcune strade insieme, di fare sinergia, e poi è bello pensare a questa unione tra Foligno e Civitanova, che con la superstrada renderà la mobilità particolarmente veloce e pertanto le due città si integrano un po'. Allora c'è un aspetto culturale, ma c'è anche un aspetto di territorio, un aspetto turistico, mai dimenticare le ricadute economiche della cultura, come diceva il Presidente del Consiglio ieri l'altro al Festival di Repubblica, la cultura può offrire posti di lavoro, può offrire uno sviluppo diverso. Con la cultura e il turismo noi possiamo movimentare l'economia e dare lavoro, questo è un orizzonte che è sempre presente in ogni cosa che facciamo, perché è un po' il motore che dobbiamo far funzionare con tutta la forza e la potenza che può esprimere, che fino ad oggi non ha espresso. Per cui salutiamo il direttore. Diamo la parola. Sì, no? Sì, ci fa un saluto, lo ringrazio per essere qui. Io dovrò dire pochissime cose, e quelle cose che devo dire sono, di nuovo, fare i complimenti per questo programma che viene presentato. Io saranno ovviamente protagonisti, parte del programma, perché c'è una metà ancora leggendo le pagine per la stampa, mi sembra che siamo di fronte a una cosa grandiosa dal punto di vista culturale, e quindi ci fa molto piacere poter essere in qualche maniera parte di questo uno è l'importante ruolo della Regione Marche,
non è un caso che ci troviamo qui in conferenza stampa in questa sede, e questo va rivendicato, perché nel momento in cui anche regioni vicine a noi, penso all'Abruzzo per l'ultimo giorno, ma diciamo, hanno avuto oggettive difficoltà di investimento, soprattutto nell'ambito della cultura, questo testimonia come la regione comunque tiene fortemente, diciamo, agli eventi che ci sono nel territorio. L'altra cosa significativa per chi viene dal territorio della provincia di Ciano come me è riconoscere quello che sta succedendo a Civitanova, cioè Civitanova, ve l'ho detto anche in un'altra conferenza stampa su Civitanova Danza, ha una funzione importantissima nel mondo della cultura, perciò questo va rivendicato, perché spesso e volentieri noi stiamo un po' su degli stereotipi, pensiamo che questa è una realtà tutto sommato che fa solo il commercio il punto di riferimento, non è vero, perché lo sforzo dell'amministrazione comunale è evidente, di dare una nuova e forte dignità in ambito culturale. La provincia di Macerata ancora oggi, nonostante quello che sapete per quanto riguarda le istituzioni, vuole mantenere un ruolo attivo per quanto riguarda almeno i grandi eventi, e perciò non solo Sferisterio, come sapete, continua a essere un punto di riferimento oltre che socio, ma almeno per quanto riguarda i grandi eventi, gli importanti eventi che ci sono nel nostro territorio provinciale, ecco perché siamo qui per Futura Festival. L'ultimissima cosa, quando vedevo qua Trolli, intanto va ringraziato credo generosamente il professor Trolli, che si è messo a disposizione per questa nuova, tra virgolette, avventura, che non era un fatto scontato, visto l'importanza che ha avuto Gino, diciamo, nella nostra regione, come sapete, già indimenticato assessore della cultura, ma vedendo qui mi ricordo quando ero veramente un po' più giovane, tanti anni fa, quando vedevo Silenzi e Trolli insieme a dei convegni che facevano tanti anni fa su turismo e cultura della regione Marche, quando in realtà è la prima volta, io almeno così, cioè quei ricordi dove per la prima volta si parlava di un rapporto integrato tra cultura e turismo, mi ricordo un incontro vecchissimo a Potenza Picena, e perciò sono contento di essere qui con voi, perché vedo che finalmente c'è una proposta seria e valida, perché l'ultima riflessione che faccio è questa: quando vado a delle iniziative culturali, tra virgolette culturali, ogni tanto vado a casa e dico, ma alla fine io personalmente non ho avvertito niente di cambiamento, di conoscenza critica della mia persona. Quando, e l'anno scorso ho partecipato a alcune iniziative Futura Festival, mi rendo conto che si va su un'iniziativa vera di cultura, dove veramente ognuno di noi può attingere qualcosa e anche sperimentare alcune cose a differenza di tante altre proposte che sono oggettivamente di mero spettacolo. Grazie. Civitanova, secondo me, dal punto di vista culturale sta vivendo una fase di splendore, perché è riuscita a confermare una serie di iniziative che sono storiche come Civitanova Danza, e a fianco a questo Rosetta Martellini in realtà è riuscita anche a far partire dei progetti come Futura, come Rive, e come anche tante altre iniziative, diciamo, che per ora hanno meno risonanza, insomma, che però hanno una dignità e veramente, insomma, presentano un quadro di proposta culturale molto, molto interessante, che ovviamente, insomma, non si limita ad interessare soltanto un territorio, cioè il nostro stretto territorio, ma insomma, si apre a livello regionale e, insomma, mi sembra anche a livello nazionale. E la forza di Civitanova mi sembra proprio che sia questa, cioè quella capacità di coniugare la sua radice più legata all'aspetto economico, no? Insomma, per cui che ha una storia più legata all'industria, al commercio, e, insomma, fino a poco tempo fa io mi ricordo, insomma, un convegno al quale partecipò Marcolini, insomma, nel quale si discuteva della percentuale scarsissima di laureati e diplomati, insomma, Civitanova risultava essere in fondo alla lista, no? E penso, insomma, che invece questo sia veramente poi una capacità di reagire a questo stato delle cose, ed è realmente in trasformazione la nostra città. Mi piace anche ricordare che attività come Futura Festival, ma anche Civitanova Danza, insomma, tutte le altre iniziative sono un laboratorio per la città, riescono a dare voce e spazio anche a tutto quel fermento culturale
culturale che c'è e che è vivo e che solitamente insomma rischia di rimanere come una sorta insomma di sottobosco. Diventano queste iniziative uno stimolo profondo, radicato, proprio per riattivare in città tutta una serie di iniziative, di proposte proprio da parte degli operatori della città. E quindi significa che lascia veramente insomma un segno profondo. Questo. Professor Arcangeli è stato già accennato, c'è Valentina Conti che è un'operatrice economica, culturale, da questo punto di vista fa parte diciamo, del comitato degli organizzatori e degli animatori. Insieme ci sarà Filippo Laporta, Italo Moscati e il biologo Edoardo Moncinelli. Penso a questo punto di aver recuperato la squadretta di Mischia diciamo, che lavora a render vivo ogni appuntamento. Io voglio salutare anche il direttore dell'AMAT che è qui, Gilberto Sandini, perché l'AMAT si incrocia con Futura Festival in due serate, quando praticamente organizza con la direzione di Gilberto il grande evento dell'arrivo nelle Marche in esclusiva dei Momix, che saranno dentro a Futura Festival e dentro a Civitanova Danza, nel senso che per i Momix Futura Festival si ferma e invita il pubblico chiaramente a vedere uno spettacolo come Alchemist, che è sicuramente un evento straordinario. E quando, che quando c'è l'appuntamento? Questo è il 28 e 29. 28 e 29. Sì. E quindi, come già l'anno scorso è avvenuto, ci sono proprio due giorni in cui i due grandi avvenimenti si mettono insieme e determinano un grande evento insomma, che fa parte di tutti e due i programmi. E poi voglio anche salutare Renato Pasqualetti, insomma, che è figura fondamentale, sta lì, cioè, sta in un tavolo laterale del sistema culturale marchigiano, essendo in questo momento il presidente dell'orchestra regionale, insomma, che della Filarmonica, che praticamente costituisce sicuramente un punto di riferimento tra le istituzioni culturali delle Marche. Allora, io intanto voglio commentare un po' il comunicato che avete. Voi vedete che già dal titolo si capisce che quest'anno abbiamo lavorato non solo sul futuro ma anche sul passato, dalle radici del presente alla ricerca del futuro. Lo si vede dal primo Debiant stampato, che poi insomma avrà tanti Debiant che seguiranno a questo molto più definitivi. Questo è un Debiant diciamo di apertura della promozione, dove vedete spuntare verso l'alto nel retro di copertina una serie di grandi classici del passato. Li vedete nei titoli, no? Guerra e pace, padre e figli, le mole shoes, l'uomo in rivolta, la buona terra, eccetera eccetera. Perché questo? Perché Futura quest'anno ha radici nel passato. Abbiamo voluto rivisitare i grandi classici e rileggerli al presente e al futuro, non da soli ma con l'aiuto di intellettuali di rilievo nazionale che ci hanno dato una mano in questo lavoro di rivisitazione e di riflessione su quello che i classici ci hanno lasciato, le nostre radici appunto, che ci danno questo presente con tutti i suoi difetti, insomma, però ci danno questo presente, e a partire da queste radici vogliamo cercare il possibile futuro, un futuro insomma che tutti vogliamo radioso, che vogliamo sicuramente capace di superare i problemi di un presente che certo non è tra i più ottimistici insomma rispetto a un futuro possibile. Quindi si tratta di lavorare oggi per avere un domani migliore, e tutto questo avviene con l'aiuto del professor Arcangeli, che è un linguista di fama nazionale che insegna a Cagliari ma che in questo momento, io dico, che gestisce i blog linguistici di tanti giornali importanti di questo paese e che si sta occupando della lingua che parliamo, della lingua che parleremo, con Edoardo Bonginelli, insomma, un uomo oramai famosissimo che ha tra le sue caratteristiche quella di ancora essere alla sua età un ricercatore affermato e un punto di riferimento per la scienza italiana. Abbiamo con noi e che ci aiuterà a riscoprire questi classici un giovane di grandi capacità e che viene oggi considerato uno dei giovani
scrittori più importanti, insomma, della nuova generazione del paese. Sto parlando di Paolo Di Paolo, che si confronterà con grandi scrittori emergenti, che si confronterà con temi anche piuttosto impegnativi, come quello di una rilettura a futuro della Recherche di Proust. Immaginate, insomma, che argomento da far tremare i polsi, ma Paolo Di Paolo ha fatto ben altro e quindi sicuramente lo affronterà con i suoi ospiti e con grandi risultati, insomma, di epistemologici, insomma, e di capacità critica. Come l'anno scorso, una figura importante del nostro festival è Filippo Laporta, critico affermato, che ha lanciato, e lo realizzeremo già durante il festival, questo tema delle primarie dei lettori forti, mettendo in discussione, l'ha fatto già ultimamente domenica scorsa sul Sole 24 Ore, dove ha fatto un articolo in cui, affrontando il tema dello strega, ha cercato di dire che è il momento in cui lo strega va rifondato e soprattutto finalmente in Italia bisognerebbe scoprire i grandi libri e non i libri che i lettori già leggono per vari motivi, soprattutto per la forza promozionale degli editori, che oggi fanno affermare libri semplicemente per questo e non per il valore intrinseco degli stessi. Quindi questo lavoro, faremo le primarie dei lettori forti durante il Futura Festival, che sarà, di cui lui ha già parlato sull'Espresso, ha parlato sul Corriere della Sera, ha parlato sul Sole 24 Ore domenica, e quindi si tratterà, insomma, di fare con lui un primo esperimento unico, non è stato mai fatto in Italia, nel corso del festival di primaria dei lettori forti. Lo faremo in collaborazione con le biblioteche e le librerie del territorio di Civitanova e della provincia di Macerata. Il festival quindi ha tanti settori, insomma, che corrispondono ai titoli dei grandi classici, però in più abbiamo voluto mettere un tema che vedete nella cartella e che ci è sembrato giusto anticipare all'interno di un festival del guardafuturo. Il tema di cui sto parlando è l'Expo, che è diventato un tema caldo per gli aspetti, diciamo, amministrativi e gestionali del grande avvenimento, ma rimane un grande avvenimento dove ci occuperemo di un tema non secondario, che è il nutrimento della terra, e questo nutrimento nel sottotitolo dell'Expo è anche energia per la vita, e quindi sarà un appuntamento di livello mondiale. E abbiamo la fortuna di avere al festival il 26 luglio la presidente del Comitato Scientifico Expo 2015, nominata dal Comune di Milano, che è la professoressa famosa, non so se chi di voi si occupa, insomma, dei temi dell'agricoltura e dell'alimentazione. Siamo qui nella sala dell'agricoltura, insomma, quindi mi pare il posto giusto per annunciare la presenza di Claudia Sorlini, che insegna a Milano e che in questo momento in Italia è la massima esperta dei temi dell'alimentazione e del futuro della nutrizione del pianeta, e ci parlerà in una lunga intervista di questi argomenti molto importanti per costruire un futuro più giusto e più attento all'uguaglianza anche nella quantità di cibo distribuita nel mondo, che permetta a tutti di vivere, e magari a noi anche di vivere meglio, sapendo che la nostra vita non è sulle spalle di chi muore. Quindi i temi saranno molto importanti e abbiamo la fortuna di avere quella che è la massima esperta dell'argomento dell'Expo 2015. Insieme a lei, sempre 26 luglio, discuteranno di vari temi che attengono ai futuri possibili, con un titolo che è Domani un altro giorno, Edoardo Boccinelli, Roberto Casati, qui è saltato una O, ma non è un caso, forse perché oramai Roberto Casati sta più in America che in Italia, mi è venuto Robert, ma era Roberto, scusate, perché lui è italiano, è considerato uno dei più grandi filosofi ed è uno studioso dei processi cognitivi. Poi sarà con noi quello che oggi è forse il più grande fisico italiano, che è Ferdinando Ferroni, che tra l'altro è nato nelle Marche, insomma, cioè madre e padre sono marchigiani, mi pare che la madre sia di Pesaro e il padre sia di San Ginesio. Oggi lui è il presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
e ci intratterrà sui temi, insomma, del futuro della scienza. Insieme a lui ci sarà anche Armando Massarendi, che tutti conoscono, che oltre che essere il direttore del Domenicale del Sole 24 Ore è un filosofo, un epistemologo di fama nazionale, insomma, che verrà a parlarci appunto anche del tema della cultura e della sua divulgazione. Infine avremo un linguista ospite, il secondo grande linguista, insomma, del nostro festival, insieme ad Arcangeli, che è Andrea Moro, che è un linguista sui generis, perché lui è un chomskiano, diremmo, un chomskiano, quello che ha presentato Chomsky all'Auditorium di Roma, e ci parlerà appunto del rapporto che c'è tra la lingua e le neuroscienze. Nella serata, diciamo, più importante, che è quella iniziale del 26, anche se c'è un anticipo 25 di cui tra poco ci parlerà Arcangeli, della seconda serata, cioè una prima serata il 25. Sempre intorno ai temi dell'Expo abbiamo anche la possibilità di sentire due grandi figure femminili protagoniste nel mondo dell'urbanistica e dell'architettura in Italia. Si tratta di Serena Vicari, che è la responsabile dell'area di sociologia urbana di Laboratorio Expo 2015, grande sociologa della città, che ci verrà a parlare di come sarà la città del futuro, le cosiddette smart city di cui molto si sta parlando. E insieme a lei ci sarà Isabella Goldman, che è un architetto molto famoso, che è direttore del Centro Studi per la Sostenibilità Applicata della Goldman Partners, che appunto costituisce oggi un punto di riferimento per la progettazione dell'architettura sostenibile in Italia. E loro parleranno di Makers and City, Smart City e cultura della sostenibilità, parlando appunto, anticipando un grande tema pure di Expo 2015. Avremo con noi un'altra figura femminile di grande rilievo, che è Raffaella Rumiati, che insegna a Trieste e che ci parlerà di come nutrire il cervello e il piacere del cibo secondo la neuroscienza. Un tema molto avveniristico, di cui insomma sentiremo una trattazione anche molto piacevole e curiosa da parte della professoressa Raffaella Rumiati. Stiamo lavorando su due appuntamenti sempre intorno al cibo, uno con un grande storico dell'alimentazione, che si chiama Marzo Magno Alessandro, Alessandro Marzo Magno, che è l'autore di un libro che si chiama Il genio del gusto, uscito da poco con Garzanti, che ci racconta come il mangiare italiano ha conquistato il mondo. E dopo di lui avremo anche la presenza di Marco Bianchi, che oltre che essere un grande cuoco è anche un biologo che lavora a stretto contatto con Veronesi per studiare come i cibi devono essere modificati rispetto alle alterazioni del loro consumo nella dieta italiana, insomma, per poter essere più digeribili e quindi anche più utili per la salute umana. Quindi affronterà proprio il tema della qualità del cibo. Tutto questo, insomma, è una sezione all'interno del festival che si diluirà nei 10 giorni che prevediamo, insomma, di lunghezza del festival stesso. Io, come avete visto, non mi sono soffermato sugli altri temi, perché questi altri temi appartengono a una sezione completamente coordinata, ideata da professor Arcangeli, che è qui e che ringrazio per aver partecipato a questa conferenza stampa, a cui do la parola per una illustrazione proprio della sezione che lui dirigerà. Grazie Gino, grazie dell'ospitalità, grazie soprattutto di questo gruppo che si è andato formando. Io ero stato ospite l'anno scorso nella prima edizione del festival, torno adesso grazie alla cortese offerta di Gino come coordinatore di questa sezione di cui vi dirò. E devo dire che sono rimasto impressionato sia l'anno scorso ma anche nel lavoro di quest'anno proprio da questa idea di amalgama, di intreccio, di intersezioni che sono fondamentali. Io credo che siano fondamentali, ma in tutte le discipline non dobbiamo più vivere all'interno di compartimenti stagni in cui non ci si parla. Invece il rapporto tra la scienza e il territorio, il rapporto tra comparti diversi, il rapporto tra studiosi e specie diverse, credo che sia fondamentale se vogliamo davvero creare un mondo integrato che superi l'idea che l'integrazione passi soltanto per il mondo virtuale. E in quest'ottica ho cercato un pochino di mettere insieme un po' di nomi, puntando su aspetti che, come diceva già Gino, potessero recuperare per certi versi il presente e il passato, ma nello stesso tempo anche proiettarsi verso il futuro.
E rapidamente, ecco, il 25 luglio ci sarà Alessandro Bergonzoni, con cui io stesso cercherò un po' di intrecciare un discorso che coinvolge veramente il linguaggio. Bergonzoni è uno straordinario rifacitore di lingue e di linguaggi, lavora su situazioni al limite tra il surreale e il postmoderno, ma lo fa con una grandissima capacità che ha di ricreare dall'interno la lingua, e credo che davvero potrà raccontare anche quel che fa ormai da anni nei suoi spettacoli. Lo farà evidentemente proprio in questa chiave, proprio di scoperta dall'interno di quel che può significare di volta in volta reinventare il linguaggio. E, un tema a me particolarmente caro è quello, ed era quello fino è stato quello per tanti anni, quello che mette insieme la poesia e la canzone. E qui mi riallaccio proprio a quello che diceva poco fa Gino, cioè l'idea che ormai non solo la letteratura ma soprattutto la poesia soffra di questa condizione di nicchia, nella quale non solo sono pochi quelli e quelle ad emergere, ma in realtà tra quei pochi forse veramente si cerca di sgomitare per arrivare a vendere quanto? 2.000-3.000 copie l'anno. In realtà il serbatoio possibile di tanti che scrivono, anche soltanto dando qua e là un'occhiata in quel che accade alla rete, è industriale. Certo, c'è molto da buttare in tantissime prove più o meno estemporanee di poetesse o di poeti cosiddetti, però in molti casi lo ha dimostrato Elio Pecora mettendo insieme centinaia di poeti e di poetesse e creando il primo archivio digitale di una poesia che possiamo considerare ultima o ultimissima. In realtà, ecco, l'idea di far sì che questa poesia, che esplode da tutte le parti, che diventa anche performativa, basterebbe pensare ai tanti esempi di poesia non solo recitata ma cantata, i poeti in Canada, negli Stati Uniti, in Australia tornano nelle piazze, raccontano se stessi, si alleano con musicisti che possano loro rappresentare la loro poesia, hanno trovato un territorio in cui la poesia si fa di nuovo udire. Ecco, la poesia per secoli è rimasta silenziosa, ora torna a farsi ascoltare. È proprio l'idea quindi di far sì che il mondo della poesia, il mondo della canzone d'autore non continuino a procedere separati, ma riescano a trovare un punto di contatto. In quest'ottica, su questo, anche rispondendo a un quesito come ha fatto prima l'assessore, abbiamo lavorato molto con le scuole e ci stiamo lavorando ancora e ci lavoreremo nel prossimo anno, perché il tema poesia canzone aiuta molto a entrare nella esperienza dei ragazzi e a collegare futura alla loro vita. Quindi sia con il professor Arcangeli, che ha fatto dei seminari, sia con altri appuntamenti che abbiamo fatto e che abbiamo in cantiere, stiamo lavorando sul tema proprio poesia e canzone molto nel mondo della scuola. Ecco, un motivo in più per trarre alimento proprio dai giovani in questa direzione. E qui ovviamente l'evento che a cui ho pensato, tra l'altro si lega anche a un libro che sta per uscire per Gaffi, è legato anche a un mio tentativo di rilanciare una poetessa che ho scoperto casualmente un paio di anni fa, tre anni fa, del tutto sconosciuta, non aveva mai pubblicato nulla. Sono rimasto folgorato dalle sue composizioni. Dopo un mese è uscita per Magni, è uscita una seconda volta per Magni, adesso Gaffi coraggiosamente ha deciso di pubblicare questo libro ibrido, perché c'è un mio saggio, c'è una postefazione, all'interno c'è praticamente la quasi opera omnia di questa poetessa, operazione che oggi un editore non farebbe se non ovviamente con il rischio di rimetterci molto del suo. Però le contornate di tanti protagonisti importanti. Sì, ecco, vedo ovviamente quindi, con il contorno ovviamente di tutta una serie di esponenti di spicco, da Enrico De Angelis, che insomma conoscono tutti. Direttore artistico del primo tempo. Direttore artistico del primo tempo. Stefania Rabuffetti, sì. Critico musicale, storico della canzone raffinatissimo. Renato Minore, insomma giornalista storico delle pagine di cultura del Messaggero. Enrico De Regibus, che è un altro operatore culturale molto molto raffinato in campo di musica e parole, perché lavora un po' al margine oltre che grande organizzatore di eventi. Marco Giallini, che credo non abbia bisogno di presentazione, che è rimasto colpito proprio dalle poesie che gli ho inviato un po' di tempo fa, e quindi lui parteciperà appunto come voce recitante all'evento. Infine Lorenzo Di Bella, che è un pianista ormai che si è imposto sulla scena internazionale, che credo che qui tutti nelle Marche conoscano. Arrivo ai casi anche un pochino
interessanti per l'aspetto invece dell'intervento in sé, ma anche per la loro proiezione internazionale. Derek De Kerckhoff, erede di McLuhan, che ha lavorato moltissimo sull'intelligenza artificiale, sui nuovi mezzi di comunicazione. Lui provocatoriamente dice: la rete ci renderà stupidi. Ovviamente la risposta è no, è uno strumento, lo sappiamo tutti, non va demonizzato né va esaltato, va soltanto evidentemente analizzato, sfruttato, utilizzato nei modi intelligenti che tutti noi possiamo conoscere se la frequentiamo quotidianamente. E Giorgio Ruiz, che è uno dei massimi esperti di consumerismo, cioè di quelle forme anche un pochino ibride di consumo che passano per la trasformazione talvolta di brand veri e propri in oggetti di consumo, sociologo di fama internazionale, la sua opera più importante, Il mondo alle McDonald's, credo che sia ormai diventato un best seller mondiale. Ernesto Galli della Loggia, che ha lavorato molto negli ultimi anni proprio sul tema dell'Italia, l'Italia del passato, l'Italia del presente, ma anche l'Italia del futuro. Ha steso tantissimi bilanci che hanno investito moltissime discipline, di nuovo anche in questi ultimi mesi è tornato su alcune sue riflessioni su pensare l'Italia, stendendo quasi una sorta di decalogo sulle cose da fare per poter arrivare a rimettere insieme i tanti pezzi sparsi di questo paese. E Bauman, chi non lo conosce, uno dei più grandi sociologi e antropologi contemporanei, lui, ecco, secondo me, forse davvero con questa sua proiezione verso il futuro ci darà non solo il dialogo che ha promesso, ma l'idea che forse stiamo andando davvero verso un terreno in cui l'ibridazione è la parola chiave. Se davvero ci abituiamo a pensare ormai ai margini, non più come a un limite, ai confini, non più come un limite, ma come un elemento di collegamento tra territori, allora forse arriveremo a definire meglio anche quella grande invenzione di Bauman che è stata la società liquida che attraversa qualunque luogo possibile, proprio perché liquida non si fa bloccare né da paratie né da ostacoli di nessun genere. Infine Luciano Canfora, che negli ultimi anni, anche in questo bellissimo libro che è La crisi dell'utopia, ha affrontato il tema dell'utopia, anche in questo caso in una chiave mista, partendo dall'utopia come dimensione, visione, interpretazione antica, ma arrivando poi al dimensionamento in chiave moderna e alla possibilità che il modello dell'utopia antica possa diventare anche un modello operativo per le nostre proiezioni nel futuro. Due parole, Gino, sui social, perché Gino stava già accennando a questo aspetto. Abbiamo coinvolto quest'anno, io stesso sono andato nelle scuole, i ragazzi sono stati coinvolti in una serie di iniziative deliziose, quelle che sono state avviate, stiamo portando a compimento da alcuni studenti della scuola secondaria inferiore, che hanno lavorato ognuno su una parola tema perché possa essere per loro l'immagine del futuro. E io devo dire che da questa esperienza sono uscito forse maturato addirittura per certi aspetti su cui non avevo nemmeno così a fondo riflettuto, perché quello che mi è arrivato da questi studenti per il tramite ovviamente degli insegnanti che hanno costituito un elemento fondamentale perché potessero fare da filtro, è proprio l'idea che io invano o spesso con grande fatica cerco di trovare realizzata dai miei studenti universitari, cioè l'idea che le parole possano essere raccontate e le parole non siano soltanto voci di un dizionario, di cui uno si può divertire a riscoprire i significati slegati gli uni dagli altri, ma possano essere raccontate e possa essere un'occasione per raccontarle a modo proprio, perché agganciate ad esperienze quotidiane. Molte parole deliziose che vanno da giustizia, libertà, democrazia, nelle mani di tanti giovani e giovanissimi sono state proprio queste, cioè l'occasione per riscoprire addirittura valori quasi dimenticati di democrazia. Oggi per noi c'è una democrazia di destra e una di sinistra. In realtà in alcuni di questi casi questi giovanissimi cosa fanno? Saldano l'idea che di una democrazia dovremmo avere una sola dimensione, quindi cercano di salvare in questa dimensione unica anche una visione unitaria del mondo che non contrapponga in nome della giustizia e della democrazia due visioni diverse. E lo stesso devo dire dei due social che abbiamo lanciato, un altro lo lanceremo il 29 giugno, la data di nascita
di Leopardi, quando lanceremo in tweet un brano dello Zibaldone o delle operette morali, perché gli utenti possano a loro volta rispondere. Anche qui io mi sono fatto carico di un'esperienza che avevo lanciato l'anno scorso, una follia, perché la pensammo in giugno e pensammo allora perché non proporre la scrittura in tweet di esattamente 140 caratteri del Decameron del Boccaccio. Una follia, qualcuno mi disse: ma tu sei pazzo, tu pensi che ad agosto qualcuno starà a risponderti alle tue proposte quotidiane? Cioè, noi ogni giorno lanciavamo due tweet, uno in forma narrativa e uno in forma metrico-poetica di una novella del Decameron riassunta. Ebbene, c'è chi ha seguito per 100 giorni l'iniziativa, addirittura rispondendo il 15 agosto, e noi eravamo lì a twittare e ritwittare quello. L'anno scorso. Questo mi ha dato l'idea, cioè l'idea che i social network fossero un'occasione. Questo mi ha dato l'idea che non bisogna buttare a mare i classici perché sono complessi, bisogna salvarli, però bisogna anche farli leggere. Come farli leggere? Certo, uno dice, vabbè, i riassunti del Decameron si possono trovare in qualunque forma possibile in internet, ma quando questi riassunti si trasformano in forme creative e quando noi proponiamo una riscrittura in forma poetica di una novella del Decameron e qualcuno che risponde riscrivendo in forma postmoderna la stessa cosa, o trasforma la novella del Decameron in un articolo di giornale, vuol dire che abbiamo azzeccato la formula. Ecco perché abbiamo lanciato quindi quest'anno due premi, due concorsi. E il primo lo abbiamo chiamato Visibile Poetare, e si esaurirà il 20 giugno. L'obiettivo era quello di comporre un viaggio per immagini che potesse recuperare qualcosa dell'universo dei Canti di Leopardi. Quindi gli utenti fotografano o semplicemente realizzano un video, se possono farlo, e abbinano la loro fotografia e il loro video a luoghi, situazioni, personaggi della loro modernità, ma che possono essere legati anche ai Canti di Leopardi. Il secondo, invece, dicevo, si svolgerà, partirà il 29 giugno, il titolo è Dolce il Cinguettar, e lì dovranno appunto i partecipanti al premio rispondere alle nostre proposte di tweet su un brano delle operette morali o su un pensiero dello Zibaldone o altrettanti tweet. L'ultimissima cosa, ecco, questa iniziativa che noi faremo partire il 29 di giugno è anche una scommessa, perché tutti i tweet che saranno arrivati fino alla fine dell'iniziativa, il 25 di luglio, possono costituire una sorta di poema in prosa, una specie di Leopardeide moderna, e quindi possono essere gli uni con gli altri saldati insieme a raccontare una macrostoria di quelle piccole microstorie. Se ci riusciremo, può darsi che qualcuno abbia deciso dal 29 giugno al 25 luglio di partecipare tutti i giorni e di costruire giorno per giorno proprio questa storia, questa grande storia che prende spunto dalle operette morali, dallo Zibaldone di Leopardi.